Festa di fine digiuno del Ramadan a Piacenza Expo con 4.000 fedeli musulmani. Stamattina la comunità islamica di Piacenza ha dato appuntamento nel polo fieristico di Lemose per la funzione religiosa. Abbiamo ringraziato Allah che ci ha aiutato e facilitato a aver trascorso un mese molto particolare, pieno di devozione, pieno di preghiera. Il Ramadan è infatti il periodo sacro del digiuno, dedicato alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina per tutti i musulmani praticanti. Oggi più o meno siamo stati sui 4.000 persone, quindi perché abbiamo notato anche un superamento di numero rispetto all'anno scorso, vuol dire che la comunità se la sente ancora di più. Quanti popoli sono rappresentati oggi sotto questo capannone? Oltre una trentina di paesi, ma maggior parte sono dal Maghreb, diciamo Marocco, Egitto, Tunisia, ma non solo, ma anche dai Balcani, Bosnia, Albania e così via, ma anche Africa subsahariana, Senegal, Costa d'Avorio. Quella della comunità islamica di Piacenza, che ha sede nella moschea in via Caorsana, appunto è una realtà in continua espansione. Quali esigenze ha sul territorio oggi? Ma le esigenze particolari sono quelle che abbiamo comunque, che siamo già in contatto con il comune, soprattutto il fatto del cimitero, che c'è sempre, oltre il lutto del familiare che uno muore, c'è l'altro lutto di trovare un posto per seppellirlo. Il fatto che la comunità è ben radicata, i figli vogliono che il loro genitore, il loro nonno, sia sepolto in paese dove loro vivono e dove vedono un loro futuro. Quindi speriamo che nei prossimi anni questo problema venga risolto. Nei giorni scorsi, inoltre, la comunità islamica di Piacenza ha nominato un nuovo presidente. Si tratta di Farudin Ljevakovic, originario della Bosnia e residente in Emilia-Romagna da circa 25 anni, artigiano di professione, succede a Yassin Baradai.